Cari amici, buona giornata a tutti voi. Oggi la notizia, diciamo, è che hanno liberato in Ungheria la Salis, che è quella mascalzoncella che è stata incarcerata perché è accusata di aver addirittura aggredito insieme ad altri un gruppo di giovanotti di destra, diciamo così, non so, neonazisti, fascisti, queste cose qua. Naturalmente la violenza non è ammessa neanche per gli antifascisti, per così dire. Sì che in Ungheria hanno provveduto a incarcerarla ed è in carcere da parecchio tempo. Naturalmente quando si sono viste in Italia le immagini di questa maestrina, perché è una maestra, ammazza chissà cosa insegna, questa maestrina, tutto il popolo italiano è rimasto male perché vedere una signora, una ragazza attempata, ma comunque sempre una giovane donna, ammanettata, mani, piedi, catene, che già, insomma, la cosa ha un po' impressionato. Anche perché gli italiani si impressionano per quello che succede all'estero, poi non sanno che in Italia nelle carceri succede di peggio di quanto non accada in Ungheria. Per esempio, quando fanno dei processi a più persone, li mettono in gabbia come gli uccellini. Ecco, anche questo non mi sembra una cosa da applaudire. Vabbè, comunque, allora, da quel momento in cui in Italia si è saputo di questa donna in galera, si sono mosse tante persone per fare in modo che questa venga messa agli arresti domiciliari. È successo il finimondo, polemiche, articoli di giornale, servizi televisivi, insomma, no, non si è parlato d'altro per almeno 15 giorni. È arrivata ieri, quindi oggi, la notizia che questa signora è stata assegnata agli arresti domiciliari, quindi non sta più in galera con le catene, ma se ne sta a casa sua, ovviamente agli arresti, nel senso che non può uscire di casa, eccetera, eccetera. E quindi c'è scoppiata subito una polemica, perché tutti vogliono dimostrare di essere stati loro a farla liberare. E questo invece non è assolutamente vero, perché è stata liberata per una decisione presa in Ungheria su pressioni della Meloni, che è amica di Orban, e quindi lo ha pregato di metterla agli arresti domiciliari per porre fine a questa finta tragedia. E così è stato. Ma naturalmente, quando si è saputa la notizia, si è scatenata la sinistra che si addossa il merito di aver provveduto a fare scarcerare questa donna, che peraltro non è una santarellina perché ha già subito 4 condanne definitive per azioni non legali, e quindi 4 sono tante. E poi ha menato anche un gruppo di persone, non si sa ancora perché non è stata condannata, quindi non vogliamo esprimerci su quest'ultimo episodio. In ogni caso, insomma, l'Ungheria si è dimostrata molto sensibile e l'ha liberata. Però anche questa cosa ha scatenato le polemiche in Italia, perché la sinistra dice siamo stati noi perché l'abbiamo candidata. Capirai che non gliene fregherà ad Orban se è stata candidata, fra l'altro, da un partitino che non si sa neanche se riuscirà ad ottenere il 4%, che è la soglia minima per avere un parlamentare da mandare a Bruxelles. Insomma, siamo di fronte a una situazione comica, che da tragedia è diventata comica. Io sinceramente non ho nessuna simpatia per questa signora Salis e anche per suo padre che continua a rompere i coglioni. Scusate. Rompere le scatole, meglio no, rompere le scatole perché pensa che la figlia sia una santa, mentre insomma è una che ha commesso dei reati. Quindi cerchiamo di calmarci tutti, si calmi il papà della Salis, si calmino quelli che si attribuiscono il merito di averla liberata e poniamo fine a questa discussione. La Salis ci ha rotto le scatole.